Ciro Vivace, in qualche modo hai fatto due gol oggi, due voli, due palle messe in posizione complicata, li abbiamo visto svettare, e questa forse, senza voler ripercorrere troppi giorni in giallo-blu, un po' una tua rivincita. No, ma più che una rivincita, oggi sono sceso in campo come sempre, volevo vincere insieme a tutta la mia squadra, abbiamo raggiunto l'obiettivo, sono state due belle parate, sono molto contento perché comunque in settimana noi lavoriamo tanto tutti e la domenica ci prendiamo a volte i meriti, e quindi sono molto felice, ma soprattutto per il risultato e la posizione in classifica. Se dovessi scegliere, qual è stata la più bella, quella su calcio di punizione o l'ultima? No, non lo so, ti dico la verità, sono stati due momenti in cui sono stato preso solo dalla palla, non te lo so dire, però credo più sulla punizione, l'ha calciato molto bene, anche forte, quindi credo sulla punizione, ma sono contento. Potevo anche parlare di testa, l'importante è che la palla non è entrata anche oggi. Ritrovare Gemito, vi siete allenati tanto inizio stagione insieme, tu eri diciamo il secondo, lui il primo, ora ritrovarlo qua, che emozione hai anche provato? Ma Mirko fuori dal campo è stato un amico dal primo giorno in cui sono arrivato, siamo sempre stati una sola cosa anche quando giocava lui. Ieri siamo stati un po' insieme il pomeriggio, abbiamo parlato, lo voglio bene e spero che anche lui possa concludere meglio la sua stagione con la sua squadra. Sconfitta della Nocerina, ormai siete secondi in campionato al momento, a 3 partite dalla fine, lo volete questo secondo posto? Ma assolutamente, noi ormai siamo lì e ce la giochiamo, abbiamo fatto una grande stagione e stiamo continuando ad avere ottimi risultati e ci prendiamo tutto quello che arriva, noi siamo felici già di quello che abbiamo fatto fino ad ora, se arriverà qualcos'altro saremo ancora più felici di accoglierlo.